più bella di tutte, la più bella sei tu, ma che delizia! Tu l'hai conosciuto Michael Douglas? Sì, l'ho conosciuto e l'ho anche baciato. L'hai baciato? Sì, ma bacia un bacio che si può... Un bacio, un bacetto, una cosa modestissima. Ah, stavo, gli dovevo dare un premio, gli ho chiesto, ma chi sei Mr. Douglas? E lui ha detto, sì. Un bel tipo. Sì. Simpatico. Sì, molto carino. Ben trovata qui fra noi. Ben trovata. Hai visto Sanremo? Ho visto Sanremo a tappe, certe volte ce l'ho fatta, certe volte no, perché mi sono anche un po' addormentata nel frattempo. Che zia anziana. Ce lo ricordava Fiorello. Perché hai scelto Unstoppable, cioè irrefrenabile, inarrestabile per entrare? Perché un po' come sono io, una ruspa. Una ruspa? Sì, comunque vado avanti. Quello che capita, capita, comunque vado avanti. Ah. E quindi qua... sono unstoppable. Eh certo, ma chi ci può fermare a noi? Guarda, io ti vorrei rivedere in un medley di commesse. Va, così ci vediamo all'azione. Abbiamo sentito tanta musica. Andiamo sui film. Sì, gli faccio il pesce. L'ultima volta gli era piaciuto. 10 minuti nel microonde, vino. Oddio, vino rosso o bianco? Birra. Così mi tolgo il pensiero. Poi faccio il sugo. Sì, che ci metto poco. Oddio, guarda che capelli. Vabbè, metto 2 bigodini e poi chi se ne importa, eh? Sei venuta a riprenderti la tua roba? Ti accontento? Ecco, chissà che ci devo fare io. Adesso io 2 spazzolini, dopo barba, accappatoio, le pantofole. Dove l'ho messe le pantofole? Ti vuoi calmare? Sono venuto per parlarti. Ma di che cosa? A parte che sei identica a 20 anni fa, guarda che capelli, è una frase che noi donne ci diciamo sempre, anche voi maschietti. Ecco. Ma i capelli ti cambiano la giornata, cioè se è una giornata di brutti capelli, stai storta tutto il giorno. Poi tu hai anche un racconto personale con i capelli, perché dopo andare in bambina te li fecero tagliare, no? Com'è la storia? Sì, dopo che era morta mia mamma, nessuno aveva più voglia, io avevo i capelli lunghi fino a qua. Nessuno aveva più voglia di curarli e quindi l'hanno tagliati. Che non si tagliavano, perché questa la treccia, cioè, è un bel ricordo interessante. Ma li hanno tagliati dal parrucchiere o l'hanno tagliati tua nonna, tua zia? Mia nonna. Cioè tua nonna ti ha fatto sedere a 10 anni e ti ha tagliato i capelli lei. Mm-hmm. E tu che facevi? Io non ero proprio contentissima, però stavo così, perché stavo abbastanza una violenza. Ah, e poi scricherebbero tutti ricci, no? Un casino, cioè dopo quel momento lì, ecco, spendo più di parrucchiere che di roba da mangiare, perché sto così. Che peraltro, appunto, penso a inarrestabile, dopo che hai superato il taglio dei capelli violento, non perché ci fosse una violenza, ma perché nell'animo di una bimba, no? Cioè... Beh, ma poi era un po' il racconto, il ricordo, vedi che non parlo stasera, stamattina sono messa male, il ricordo di mamma me li curava molto e invece questo tagliarli così in maniera brusca non è stato proprio... una cosa che mi ha dato molta forza. Ma secondo te lei capiva che ti stava diciamo, creando un'ulteriore cesura con ricordo di mamma oppure era inconsapevole? No, lo sapeva. Vabbè, è passato. Siamo qui, sei Sono sempre qua. Più bella. Senti, raccontami, dimmi chi è la tua cantante di Sanremo preferita, chi ha ascoltato con piacere? Tanto tantissimo, il duetto Elisa Giorgia sono due fenomeni meravigliosi, però mi piace tanto Elodie. Elodie ha tutto. Ascoltiamo Elodie, vai. Ma questo periodo non è facile, tu vuoi una donna che non c'è, e se ci pensi il nostro amore è nato appena, ma è già finito male, e se quest'ora mi cerchi perdonami. Now woman, stay away, I'm making woman.
in chiusura avete montato anche il furto, per modo di dire. Ma quello è Fanta Sanremo, cioè il punteggio, no? C'era il Fanta, tu hai giocato al Fanta Sanremo? No, io non ho giocato, però mi sono molto divertita a seguire loro. Senti, ma Elodie ha tutto? Cioè... Elodie ha tutto, ha presenza scenica, ha talento, una totale bellezza, le puoi mettere qualsiasi cosa che le sta bene. Non si vergogna di niente perché piglia, entra in scena come Lenny Kravitz, una bomba, una bomba. Ma vi siete appena mai le fanno una canzone giusta, fa un salto mortale. Ma vi siete conosciute mai? No. Ma sarò molto contenta di ascoltare queste frasi da te, perché poi a noi donne, non so se a te lo stesso, fa più piacere ascoltare il complimento da un'altra donna che non da un uomo. È così per sì, te? Sì, sì, perché in genere sono più sinceri. Possibile. In genere sì. Sai, un uomo che ti fa un complimento magari non è proprio solo il complimento, esatto, che vuole farti. Magari ottenebrato dalla bellezza, invece la donna è un po' più obiettiva. Come sta adesso Cannoletta di fronte a Nancy Brilli? Lo sai che i nostri Mezzancella e Scanu rifanno Parole dette male benissimo? Dai. La prima cover oggi è un altro giorno della canzone di Giorgia. Ieri abbiamo ascoltato la cover di Mengoni. Vai. Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu. E quante macchine come la tua, dello stesso blu. La mia pelle e il mio foglio bianco, e ci scrivo su. Pensieri brevi lunghi una vita, forse di più. Non sei più il mio ricordo, sei un'allucinazione. Chiudo ancora i miei occhi quando sento il tuo nome. Il cielo che crolla giù e io non ragiono più. E tu alla fine eri una bella canzone, la prima fuga al mare in moto d'estate. Le tue risate e fare cretini nei prati, andare a dormire ancora bagnati. Alla fine eri una bella canzone che non si può ascoltare a ripetizione. Maledizione, ricordo le ultime parole, quelle dette male, maledette. Bravo Valerio, bravo Antonio. Bravi, bello. Il sentimento di sorellanza quando l'hai conosciuto? Scusami? La sorellanza, l'amicizia femminile, quando ti ha aiutato più... Tante volte, tante volte. Sai quando moltissimo? Durante il Covid. Io ho avuto un Covid parecchio fastidioso. Quando? Che... a Capodanno, il primo che ho avuto, a Capodanno dell'anno scorso, ero in scena, mi sono presa il Covid lì e poi sono stata praticamente un mese a letto. E le amiche mi hanno coccolata, telefonato ogni minuto, preoccupata se avessi da mangiare, se avessi da bere. È un frigorifero straripante di cose cucinate da loro, una cosa bellissima, molto dolce. Senti, tuo figlio dov'era invece, Francesco? Mio figlio, poveraccio, a Capodanno era a casa pure lui, però chiuso in un'altra stanza che mi evitava... Non è perché purtroppo è così. Ho visto un post l'altro giorno, lui è di una bellezza assoluta. Lo chiede a me che sono la mamma, che te posso dire? Dico, sì, secondo me sì, è di una bellezza assoluta. Senti, a proposito di maternità, risentiamoci i monologhi, così finiamo questo filone di comunicazione tra donne. Ogni giorno leggerai centinaia di messaggi e commenti che ti ricorderanno questo sessismo purtroppo normalizzato. Tu sfidali e non avere mai paura delle conseguenze dell'essere chi sei. Essere una donna non è un limite, dillo, dillo alle tue amiche, gridatelo a chiunque per tutta la vita e lottate insieme ogni giorno per cambiare le cose. Lo Stato dovrebbe combattere la dispersione scolastica e la povertà educativa. Dovrebbe garantire pari opportunità, almeno ai più giovani. È una questione di democrazia, di uguaglianza, su cui si fonda la nostra Repubblica. Lo Stato dovrebbe essere più attraente, più sexy dell'illegalità. Prendete dei bicchieri di vari colori e metteteci dentro l'acqua. Vedrete che la maggior parte delle persone sceglierà il bicchiere trasparente, solo perché il suo colore ha il contenuto più limpido. Eppure, se proverete a bere da uno di quei bicchieri colorati, scoprirete che l'acqua ha sempre lo stesso gusto, fresco e vita. Perché siamo tutti uguali, oltre le apparenze.
Quando qualcuna ti dice che è incinta e tu non lo sei mai stata, c'è come qualcosa che ti esplode dentro, una specie di buco in mezzo agli organi vitali. E mentre accade tutto questo, tu devi festeggiare, perché la gente incinta è violenta e vuole soltanto essere festeggiata. E non c'è spazio per la tua paura, per la tua solitudine, tu devi festeggiare. Che idea ti sei fatta di quello che hai visto? Che siete stati molto bravi a scegliere i pezzi dei monologhi, che la redazione ha focalizzato i pezzi migliori, perché io francamente non sopporto la lamentazione. Vittimismo, allora, una donna, mettila Ferragni, che è un fenomeno, si è inventata un mestiere, si è inventata un lavoro che non esisteva, è diventata, credo, triliardaria, è un brand nel mondo. Mi piacerebbe sentirla dire come ha fatto a diventare così e dire alle altre donne: si fa così, guarda che bello, guarda che cosa puoi diventare. Molto spesso in questi, particolarmente in questi pezzi no, ma molto spesso c'è: oddio, porella me, ma non te faccio pena. Io non voglio fare pena a nessuno, voglio essere contenta. Sei la voce di tanti. Cioè, perché secondo te c'è questa paura di dire, soprattutto da parte di noi donne, abbiamo avuto successo, abbiamo successo? Perché è un pudore che ci è stato inventato, ci è stato insegnato, ma che me frega a me di che so, cioè, ma sto te è facendo capitato, un scusami. A te è capitato di avere ritrosia nel nascondere un successo professionale? Oppure tu sei, una cosa l'hai raggiunta? Io sono contenta, cioè, se mi è riuscita bene una cosa sono contenta. Faccio un mestiere che, specialmente in teatro, ogni sera finisce con un applauso. Certo. Ma mi posso dispiacere di questo? No. Ma sono demente? No. E l'odio l'hai mai provato? Ti è capitato sui social, tra le persone che conosci, episodi di... Sui social non particolarmente, anzi ho tutta una serie di persone che, come vedono mezza parola che non gli sta bene, partono all'arrembaggio a difendermi. Infatti grazie, chiunque voi siate, siete tanto carini, grazie. Nella vita sì, nella vita l'ho provato ed è umiliante, ti toglie energia. Fammi un esempio, cioè, che cosa ti dissero? Beh, ma quando ero piccola ne ho subite tante. Sì. Me ne dicevano di tutti i colori, ero tutta sbagliata, andavo male, ero... da Broccoletti in poi ero sempre denigrata. E io ero incavolata nera, ero proprio arrabbiatissima. Mi sembrava tutta una grandissima ingiustizia, non capivo che cosa succedesse. E non è bello, non porta da nessuna parte. Non è vero che odiare porta bene, bisogna odiare le cose. No, anzi, bisogna imparare invece a comunicare il bene e ad essere buoni e gentili. Odiare non porta da nessuna parte. Quindi facciamo un appello a Chiara Ferragni, con l'Elodie l'abbiamo già detto. A Chiara cosa le vogliamo dire? Continua così, bravissima. Cioè, meglio di lei, non ha bisogno di nessun tipo di consiglio Chiara Ferragni, secondo me. Appunto, quindi vantatene un po', questo vuoi dire, puoi anche dirlo. Sì, ma non mi sembra una modestissima. No, ha ragione, perché in Italia purtroppo l'odio diventa tale perché c'è l'invidia di chi non riesce a fare qualcosa e prova fastidio a vedere qualcuno che riesce a fare quello che vuole fare. È un sentimento comune che purtroppo c'è tantissimo nel nostro paese, a differenza di altri. Insomma, anche un po'. Io non lo so negli altri perché non me ne intendo, però vederlo intorno a noi è avvilente. Senti, sì, tesoro, ma è vero che hai salvato una tua amica da un fidanzato violento? Sì, sì, poveraccia. Era poveraccia, prima mi sono arrabbiata tantissimo con lei, cercavo di stimolarla, poi ho visto che non ce la faceva, ho preso e sono andata ad aiutarla, insomma, mal me ne incolse perché sono finita in mezzo a questa colluttazione, però... C'era un violento che uno che era chiama, proprio un violento, violento, sì. Io sono molto sensibile a questo argomento.
alla violenza sulle donne. Faccio tutto quanto mi è possibile per sensibilizzare, per aiutarle. Per... So ieri che... ho passato San Valentino con loro. So che fai parte di una Ollus che appunto... Si chiama We World, e esiste da 50 anni e tra le altre cose che fa in giro per il mondo... aiuta anche le donne in Italia. Io ci tenevo tanto perché ho fatto tante cose in Africa, in India. Volevo fare qualcosa nel tuo paese. Che cosa ti insegnano queste donne che hanno dei vissuti complessi? Che ci si riesce piano piano, ognuno con le proprie forze, ognuno appoggiandosi a qualcuno. Bisogna riuscire a trovare il coraggio, perché non è facile per niente, perché anche quando arrivano in questi centri di accoglienza poi la prima cosa che fanno è scappare e non farsi vedere per un po' di tempo. Però trovando il sostegno c'è qualcuno che ti sta a sentire, non sono sole, e mi hanno insegnato ad andare avanti. Io dico sono unstoppable, però delle volte mi stoppo e come, me ne sto in un angoletto e non condivido tanto fino a che non trovo la forza di andare avanti. Loro sono brave, difendono i figli, difendono se stesse. Poi hanno imparato a valere la pena. Cioè, la famosa frase che era scritto dietro al vestito Pensati libera. Pensati libera. Ha un senso profondo. Tu prima di essere libera, ti devi sentire libera, ti devi sentire... degna di essere libera e forte. E ci sono donne che invece non lo sanno. Adesso devo mandare la pubblicità, ma dopo vediamo cosa accade su questo cubotto, perché c'è una sorpresa che ci fa Nancy Brilli. Pubblicità. Siccome nella vita non ci si ferma mai, quando aveva 18 anni Nancy Brilli voleva evadere dalla famiglia, insomma costituirsi una sua indipendenza, ha fatto cosa? Facevo gli orecchini, le collanine, le cose. Ma io sono pazza di questa, quindi sei capace di farla tutt'oggi, di infilare le perle? Ma non ti dico che posso, non è difficile, perché vedo che qui avete messo 300.000 cose. Questa la metto all'asta, orecchino fatto in diretta da Nancy Brilli. Ma voglio dirti che è veramente facilissimo. Poi avete portato tutte cose molto semplici da utilizzare. Noi utilizzavamo, io e delle mie amiche, ti faccio solo la basissima. Facevamo la cosettina così all'inizio, poi infilavamo le perline, poi facevamo l'altra... insomma, veniva una cosa un po' indianeggiante, un po' fatta bene, un po' male così, però le vendevamo, io e queste due mie amiche, li vendevamo e ci compravamo le cose che ci servivano, perché io orgogliosa non volevo niente da casa, volevo fare tutto da sola. Questo è un mio difetto che mi sono portata avanti fino ad oggi. L'orgoglio? Sì. Anche la gelosia un po'? No, quella l'ho accantonata. Quella a un certo punto l'ho vissuta talmente male che ho detto no, questa cosa nella mia vita non ci deve essere mai più. Qual è l'uomo che ti ha fatto più ingelosire? Fossati. Sì, Mamma mia. Lo hai perdonato perché era artista o non l'hai mai perdonato? No, non l'ho perdonato. No. Per niente. Però... scriveva delle cose meravigliose. Scrive, no, adesso un pochettino si è messo da parte, però... Cattiveria, viene battuto. No, l'ha scelto lui. Lui aveva la teoria della scomparsa, è una cosa di lunga data. Ma ha scritto delle cose meravigliose. Ecco, pensa a una canzone di Fossati per Elodie. Sarebbero fantastici. Senti, e invece... tu ti sei vendicata mai per quando qualcuno ti ha fatto ingelosire, o sei saputo che qualcuno ti tradiva, o tu hai tradito per prima? No, per prima mai, per risposta sì, non particolarmente edificante, non mi sono sentita bene, non mi è piaciuto per niente, mi sono vergognata di me stessa, ho detto ma io perché devo raggiungere queste bassezze? E quindi si è chiusa la questione. Ma gliel'hai fatto sapere che avevi molto tradito? Bene, dicendo molto bene. Come? In italiano e anche con una diretta. Come con una diretta? Sorvoliamo, prova a interpretare. Cioè hai detto in diretta che avevi tradito qualcuno, avevi tradito X? Ero in un momento così di intimità, ho detto, riconosci questo suono? Ciao.
cattiveria. Cioè, sì, lo hai chiamato mentre eri, stavi consumando con un altro? Ma proprio consumando, no, però insomma c'era una cosa un po'. Ma sei Machiavelli, ma sei. Ma sono cattiva, ero cattiva. Ma ero incattivita, no, per carità. Poi posso tanto una brava persona. Ma adesso sei innamorata? No. E ti piacerebbe? Sì. Adesso sì. Perché mi sei pacificata? Voluto... Sì, mi ci hai voluto un po', perché ho avuto un momento che ho dovuto capire che cosa volessi esattamente, perché passavo da una storia all'altra, chiudevo un rapporto, ne iniziavo un altro, e poi però Poranenzina dove stava? E allora ho capito, ho detto fermi tutti, bocce ferme, capiamo io che cosa voglio veramente, perché se nessuna di queste storie poi prosegue, c'è qualche cosa che non va, certo. Scelgo male. E quindi come lo vogliamo? Così facciamo, diciamo così, mandiamo energie positive? Ma simpatico. Simpatico, risolto. E che sappia cucinare bene, perché io detesto cucinare, però mi piace mangiare. E scommetto che tu ti sei presa tutti gli uomini un po' attormentati, o sbaglio? No, certi sì, certi no, insomma ci sono varie... ci sono state diverse varianti. Senti, ma Fossati ha scritto qualche canzone per te? Ha scritto tutto un disco, sì. La tua preferita? Ce ne sono tante di canzoni che ha scritto belle. Il Notturno delle Tre era una canzone fantastica. Che ti devo dire, la costruzione di un amore, però... Ma quella era dedicata a te, la costruzione di un amore? Vabbè, sono belle canzoni. Porto!